Ciao! Allora, oggi vi volevo far vedere una cosa secondo me fighissima, che è il catalogo di Yankee Candle che mi ha portato Lucy. Lucy è sempre la mia amica Lucy Medici, che ha un canale qui su YouTube, come al solito, ma ormai penso lo sappiate tutti. E me l'ha portato appunto dagli Stati Uniti, quindi questo è il catalogo della Yankee per la primavera estate, mi sembra di aver capito. Anche se qua principalmente si parla di primavera, ma poi quello che vi farò vedere è molto molto estivo, quindi penso che sia primavera estate, che è uscito in America. Non sempre corrisponde con quello che poi viene distribuito da noi in Europa. Parlo di Europa perché sapete che io compro anche la Yankee Candle il sito yankee.co.uk, che è appunto il sito inglese, perché per certe cose conviene, e quindi alcune cose, insomma, alcuni ordini li ho fatti da lì. E sono andata a vedere appunto il loro sito per vedere se era stato aggiornato con le nuove profumazioni, e in realtà di queste ne ho vista una sola fino a questo momento. E ho visto che molto spesso comunque non c'è corrispondenza. In America escono molte più profumazioni e tipologie stagionali anche, insomma, di profumazioni, che quelle che poi escono qui da noi. Quindi, siccome mi piaceva un sacco, perché secondo me questa nuova collezione che è uscita è fighissima, ma non so in realtà che cosa uscirà poi qui, ve la volevo far vedere, volevo sfogliare un po' con voi questa rivista. Questa è la rivista, tra l'altro, che inviano, insomma, se siete iscritti sul loro sito. Ripeto, stiamo parlando di Stati Uniti, noi purtroppo siamo tapini, calimeri e nessuno scese fila. Mandano anche buoni sconto, infatti qui ci sono le promozioni con i vari coupon. Che tanto ci fanno invidia, ma appunto noi calimeri non ce li meritiamo. E le nuove profumazioni sono queste qui: 1, 2, 3, 4, 5. Io sul sito di yankee.co.uk, quello inglese, ho visto solo questa. Non sono sicura, in realtà mi sta venendo un dubbio su questa, ma questa qui sono sicura. Queste qui non le ho viste. Ci sono delle altre profumazioni, mi sembra tutte fiorite, sul sito inglese. Queste qui non le ho viste. Quello che ha di fighissimo questa rivista, che io avevo già visto, perché quando ho visto Lucy a maggio dello scorso anno l'aveva portata a Serena, e lì poi mi sono decisa ad acquistare, perché questa rivista ha una cosa appunto fighissima, ed è, ad esempio, vi faccio vedere questa. Vedete che qui c'è un cerchietto intorno alla jar e c'è scritto proprio che se andate a strofinare e poi annusate, sentite la profumazione della candela. E vi posso assicurare, perché ovviamente questa non ce l'ho perché è nuova, ma ce ne sono alcune che io già ho usato, insomma, eccetera, eccetera, che le profumazioni sono proprio quelle che andate a sentire. E questa qua, ad esempio, mi piace molto. Sapete che a me piacciono le fresche. È fighissima, questa cosa è troppo figa. Allora, la prima che ci presenta è proprio questa qui, che si chiama Ocean Star. E già qua io mi comprerei la qualunque, è questa. Vuoi per i colori, che casualmente sono proprio i miei colori, io adoro tutto ciò. Vuoi per la profumazione fresca, non amo niente di dolcioso, vaniglioso, caramelloso, mi piacciono le profumazioni fresche, penso di averlo detto fino all'infinito. E poi trovo che siano davvero molto carini anche gli accessori. Questi qua sono i bruciatori per i votivi, questo è il bruciatore per la tarte, questi sono i vari cappellini da mettere sopra le jar. Questa, tra l'altro, è una che mi piace molto, che è la Sun and Sand, ma questa qui c'è già da diverso tempo. E devo dire che la profumazione di questa mi piace tanto, è proprio buona. E solo che appunto non l'ho ancora vista sul sito inglese. Poi, ecco, per esempio, qui vi fa vedere, questo non mi piace, questo è il bruciatore doppio. Ci sono diversi bruciatori fatti così, con le due vaschette e sotto lo spazio per le due candeline. Questo non è che mi entusiasmi, ce ne sta un altro dopo, che è fantastico. Questa, per esempio, ce l'ho, la Turquoise Sky, e la profumazione è proprio questa. Pazzesco.
Quindi sono molto molto veritiere. Non so come facciano, è un barbatrucco, ma è stupendo. È una cosa che mi entusiasma. Poi queste qui sono le solite collezioni che fanno. Anche queste non sempre le ho viste qui distribuite da noi. E c'è il bicchiere a tema. All'interno di ogni bicchiere c'è una candela di colore diverso e la profumazione è diversa. Qui c'è quella celeste, quella rosa e di qua ci sono quelle marroncine. E poi sotto c'è scritto, una si chiama Mayan Marine Waters, Cozumel Coral Reef, insomma, a seconda del colore vi dice qual è la rosa, qual è la tan e qual è la blu. Però queste a me non è che entusiasmino più di tanto. Questa è una cosa che qui non ho mai visto e sono delle tarte fatte a forma di jar. Qualcuna di voi le ha mai viste? Non mi pare. Sono fighissime, infatti all'inizio non capivo che cosa fossero. Questi qua sono i bruciatori elettrici, mi pare. Ce ne sono diversi, ecco, vedete? Questi sono tutti i bruciatori elettrici. E qui c'è questa tipologia di tarte fatta a forma di jar. Però penso che da noi non esista, credo. Non mi pare di averle proprio mai viste da nessuna parte. Allora, questa è un'altra di quelle nuove ed è non fruttata, de più, proprio de potenza. È un tripudio, si sente moltissimo l'ananas, tanto 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 l'ananas. È molto 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 fruttata, non penso che faccia il caso mio. Alcune fruttate mi piacciono, ma mi piace più questo genere qua. Questa qui non mi sembra male. È ovviamente molto agrumata, infatti si chiama Citrus Tango, mentre questa si chiama Luau Party. Insomma, questa. Il citrus non è niente male. Quello che mi fa impazzire dei bruciatori che vi dicevo prima, quelli doppi, è questo. Cioè, guardate che cos'è. È un brucia tart fatto a forma di baretto sulla spiaggia. È una cosa stupenda. Questo me lo comprerei, giuro che me lo comprerei. Costa in dollari 36,99, 36 dollari e 99. Fantastico, ma è bellissimo anche questo per bruciare i votivi, che è fatto a forma di borsa da spiaggia con le ciabattine, l'asciugamano e gli occhiali attaccati su. Cioè, spettacolo. Cioè, questo veramente è spettacolo. Costa 9 dollari e 99. Ma arriveranno da noi? Io questo lo voglio. Io voglio la borsa da spiaggia per il votivo, sembrano come i bambini. Vabbè. Questa qui è quella che non ho capito se ho visto sul sito, non è che non ho capito, non me lo ricordo bene, ed è Exotic Bloom, questa qua, e ha una profumazione, non è male, devo dire che non è male, non è troppo fiorita, è un misto tra una profumazione fresca e una profumazione, io che... Mi sniffo le dita, è fantastico! Non è male, si potrebbe fare. Guardate che carina che è il contenitore per la jar fatta a forma di isola con tutte le palme. Che altro ci sta? Qua c'è il solito baretto. Io queste cose le adoro. Che devo fare? Questa qui l'ho vista sul sito inglese Under the Palms, questa, e odore di cocco. Cioè, questo è cocco allo stato puro, è proprio cocco. Non c'è proprio né se né mai né però, è cocco. E non è male, perché comunque a me la profumazione di cocco piace. Non so se mi potrebbe stuccare forse un pochettino, visto che magari accendere proprio la tarte. Comunque, la profumazione è proprio cocco. Questa non ho capito se è nuova, perché cioè nelle nuove che metti all'inizio non c'è, ma io non l'ho mai vista, ma ripeto, ci sono tantissime profumazioni che in realtà da noi non esistono ed è questa, cioè non esistono nel senso che non arrivano, non arriva tutto qua. E si chiama Golden Sands, che già solo a vederla è stupenda. Questa non può avere un cattivo profumo, questa deve essere per forza buona, sicuramente è fresca. È bellissimo il colore, è bellissima la foto, mi piace l'abbinamento con tutti gli accessori, con i rami di corallo. Io questo comprerei tutto così com'è, tutto. Fantastico. Questo non mi piace, questo qui, questo bruciatore qui fatto così, non mi piace, ma questi qua sono stupendi. Soprattutto questa qui mi piace proprio il colore della candela, mi piace tutto, però purtroppo questa non si può sgraffignare, quindi non so che profumazione abbia. Poi qui ci sono le Paradise is Calling,
C'è la Black Coconuts che insomma qui da noi c'è, a me non piace, io l'ho presa però l'ho regalata credo a Serena perché mi stuccava, credo sia cocco e vaniglia se ricordo bene, la Beach Wood che è una delle mie preferite, questa qua, questa è buonissima. E ci sono delle pagine un po' a tema adesso, ci sono vedete tutti i bruciatori con le palme, così sì, tipo tramonto, però queste non mi fanno impazzire. Poi questa pure la conosco molto bene perché penso di averne pure ancora un'altra intera, è la Beach Walk, anche questa è molto buona, delicata, fresca, sempre fresche. Cioè se non mi piace la mia tipologia di tart non mi state a sentire perché per voi starò dicendo delle eresie. E niente, ci sono sempre i vari bicchieri, bicchierini. Questo qua non mi fa impazzire, sono molto più carine quelle con la borsa da spiaggia, vedete il bruciatore qui del votivo fatto con le ciabattine. Questo non mi fa impazzire. Poi, questa qui mi sembra che da noi si chiami in maniera diversa. Non è la child qualche cosa? A child wish, forse? Qua si chiama summer wish. Che tra l'altro a me non piace per niente. Questa qua è quella che ho acceso, spento subito, buttato subito e devo regalarla, la devo ancora regalare, ce l'ho da parte per un'amica che prima o poi riuscirò a vedere. E anche queste cosine le trovo carine, non sono entusiasmanti, non mi entusiasmano come la borsa con le ciabattine e gli occhiali da sole o il barretto sulla spiaggia, però questa è la lavanda. Io con la lavanda ci vado così così, ho la Lemon Lavender che è non forte, è fortissima, è davvero una cosa incredibile. Non mi fa impazzire, devo dire la verità, non mi fa impazzire. Qui c'è questa che non so se è nuova o no, o forse l'hanno, è una nuova, esisteva già ed è riuscita fuori, non ho capito bene. Comunque questa qua è proprio lavanda, lavanda allo stato puro. Mentre questa è la Lemon Lavender e questa qui è la vaniglia, sì, quella è vaniglia e lavanda. Poi, ecco, per esempio, ce ne sono alcune che pure questa non è nuova, ma io non l'ho mai vista. Mai vista da nessuna parte. Honey Blossom, sì, però a me non piace, quindi non l'ho mai acquistata. Poi ci sono, vabbè, tutte le varie cose per profumatori, per l'auto, per la casa, vedete quelli elettrici con le varie profumazioni e poi ci sono i vari cosini, insomma, in cui inserire le profumazioni. Le spiegazioni molto tecniche, diciamo. E qui ci sono in pratica tutte le profumazioni e sono indicate con il bollino blu quelle nuove che poi vi fa vedere qua sopra, quindi sono queste, quelle nuove americane sono queste. Non so se da noi usciranno le stesse, ripeto, io mi sembra, questa qui sono sicura di averla vista, questa qui non ne sono sicura e poi ho visto delle altre con dei fiori sul sito inglese, se andate a vedere, poi se mi ricordo lascio il link qui sotto, ne ho viste alcune con dei fiori che qui non ci sono, quindi non so se da noi escono cose diverse, perché io mi domando, perché che queste mi sembrano tanto carine. Poi andando avanti ci sono questa qui che credo sia una cosa nuova e tra l'altro mi piace pure. Questa profumazione qui è proprio un tipo di candela nuova, anche la tarte è un po' diversa come forma, non è smerlata, insomma sono un po' diverse, sono fatte con oli essenziali, qui c'è limone, pompelmo e ginger e la profumazione è buona, è molto fresca. Questo tono fruttato ma non eccessivo, questa mi piace, questa mi piace anche questa, non so, poi ci sono queste qui che a me non hanno mai entusiasmato, sempre questi bicchieroni un po' diversi con queste profumazioni all'interno, in genere sono fiorite. Poi ecco qui vi fa vedere meglio le tarte che vi dicevo fatte a forma di jar, vedete questo qua è dove, credo sia un bruciatore elettrico, sì, questo è un bruciatore elettrico e appunto c'è la tarta a forma di jar, è fighissima. Queste qui, allora questa so che piace a tanti, a me per esempio questa non piace per niente, assolutamente. Assolutamente no. Questa Home Sweet Home non è male. Non è male, sa un po' di tè, un po' di, non ho capito bene che cosa, a me è dolcina, ma non un dolcino stucchevole tipo questa, che per me è veramente troppo. Non è male. Ma anche questa non la mette tra le nuove e io non l'ho mai vista. Poi non sono sicura, magari non ci ho fatto caso io. Come non ho mai visto queste?
C'è la Raspberry Sorbet, la Pink Carnation, queste qua. Queste io non le ho mai viste qui da noi. Boh, chi lo sa, non si sa. E poi c'è la pagina per San Valentino, che è questa. Quindi hanno fatto tutti gli accessorietti con le scritte Love, con i cuoricini e tutto un tripudio di rosso e dei cuori. Ci sono queste qui che esistono anche da noi, questa qui che è la Red Velvet, mi sembra, sì, la True Rose. Questi a me non piacciono per niente, ma ripeto, sono gusti personali, ognuno c'ha il naso suo, non è che uno è buono e uno è cattivo, lo decido io. È carina molto questo porta jar fatto con l'alberello e la scrittina Love, mi piace un sacco questo. Questo è molto carino, come sono carini molto anche i bicchierini per i votivi questi qui. E questa, per esempio, credo sia proprio in tema, questa è proprio quella candela uscita per San Valentino. Bicolore, penso insomma sia proprio un'edizione limitata fatta apposta. E niente, questo è quanto. Questa è la rivista della Yankee. Chissà che cosa arriverà da noi. Io assolutamente, assolutamente. Allora, a parte questo che mi piace tutto da impazzire, ma dove sei? Dove sei? Io questi due li adoro. Come dobbiamo fare? Li facciamo arrivare qui perché mi piacciono troppo. E questo è veramente tutto, un bacione e alla prossima, ciao!